romana, e lui infatti chiama Napoli tutti architetti romani che comunque fanno capo al filone della grande tradizione romana. Canevari, Antonio Canevari, Giovanni Medrano, Ferdinando Fulco Fiorentino, ma di fatto di formazione romana, che arrivano a Napoli, sono tutti parte di questa tradizione. In più, Maria Amalia, che ha 8 anni di meno di Carlo, e la sposa, lo sposa all'età di 14 anni a Dresda, dandogli ben 13 figli, se non ricordo male, ha visto la bambina, le tre pedate che il principe Neubeuf gli aveva mandato a Dresda, sotto sovrano Augusto III, re di Polonia e principe pure di Sassonia. Non solo, ma il bibliotecario di Dresda, dello Zwingli, della residenza di Dresda, era vittima, per cui la piccola, da questa ragazza, questa bambina, aveva avuto delle buone frequentazioni, aveva vissuto un ambiente eccezionale. Uno dei problemi che si pongono, questo sul piano propriamente critico, artistico, è quello della, diciamo, definizione di questa straordinaria reggia, che viene inserita in proprio il piano urbanistico, se chiameremo oggi, e ha alle spalle uno straordinario impatto. Io dirò le citazioni che riporta Bambiferi. La regina ha detto al re: quando ci sarà andato i tempi, voglio che ci facciamo una corsa e sul luogo vediamo tutto. Di più mi ha detto la regina che vuole che io faccia un disegno per la città di Caserta e le strade, perché chi vi avrà da fabbricare di fabbrichi con buona direzione, né più alto né più basso, ma tutto con ordine. Il re, vedendo la pianta del giardino, che gli è molto piaciuta, estremo, gli ha detto di essersi ritrovato l'acqua in grossezza di circa una piazza, e pur sempre per me, quindi la fonte per creare quella che sarà la grande cascata. Ma Bambiferri, in esordio, ha un'idea che è piuttosto singolare. Il perimetro della fabbrica, come noi sappiamo sin dai primi disegni, contiene quattro cortili, veri e propri pozzi di luce, che l'architetto avrebbe voluto costruire in modo non uniforme, diceva Bambiferri al caso. Rinnovai l'intenzione che avrei avuto di fare degli quattro cortili diversi tutti tra loro, adducendo l'ottima veduta che da un punto sarebbe stata non meno nuova che magnifica, quasi che si vedessero combinati quattro gran palazzi, i quali poi, mediante la grande scala reale, rimarrà il detto d'oro di una novità forse unica in simile genere, mediante il sacro progetto della massima della maestà sua, di cui ho sempre da prendere la guida e altro. La regina Maria Amalia, che è una donna colta ed è una donna intelligente, sembra disponibile a seguire questa idea, devo dire, del tutto fuori dall'ordine costituito, ma il re risponde in modo negativo: no, caro, io riconosco la vaghezza e la fecondità del tuo talento di divinità del tutto, però desidero che i cortili siano del tutto fra loro consigli,
perché funzioni delle cose e simmetria accrescono l'uno e l'altro. È un passo decisivo per intendere la cultura del me, la sua concezione rigidamente classicista dell'architettura, dove uniformità e simmetria sono norme inviolabili che non conviene per alcuna ragione della scrittura, ma di tempo quantunque di quest'ordine sia parte e senza alcuna riserva, perché anche lui è un architetto classicista, pure avanza una proposta che è del tutto originale. L'idea di comporre la legge come un insieme di quattro passi che abbiano come centro la subita, la scala regia, è una straordinaria modernità. E credo che la querela che si è trascinata per secoli tra la definizione o il tentativo di definire l'architetto architetto barocco o architetto neoclassico forse possa essere superata di fronte a questa ipotesi, per cui io ho scritto, e mi guardano bene da riassumere quello che ho scritto, che di fatti l'architetto è un architetto modernamente proprio eclettico, non è certamente un architetto barocco, che detestava peraltro i barocchi, gli architetti barocchi, San Felice e così via, e non è certamente un architetto neoclassico, perché saranno i suoi allievi architetti neoclassici. E siccome siamo nella cappella, a me sembra giusto riferire di una contesa che vede, diciamo, in conflitto con il clima di ostilità di cui è anche vittima per capita in ogni grande culto, e riguarda la cappella proprio qui dove siamo. Essa ha incolonnato delle gallerie che però segue dietro l'abside, proprio come nel prototipo di Jules Abbeuer, non sta nella cappella di Versailles. Schema tipologico che Vanvitelli modifica interrompendo la galleria proprio in corrispondenza dell'abside, qui sicché si può pensare che l'architetto, in questo c'è uno schizzo, abbia voluto affrontare questa idea a molti memorabili. Tuttavia le voci che circolano in corte e che lo infastidiscono arrivano al suo orecchio e lui scrive: conviene saperne tutte le cose e replico che solo a Roma si possono fare le cose buone, perché tutto deve cedere al gusto del dormato principale. Qua non è così. La cappella mia di Caserta certamente sarà il miglior pezzo, e quella di Versailles è così cattiva, sproporzionata in tutto, quantunque piena di bronzi dorati, che assolutamente è una pessima cosa. Ma non è la cappella di Versailles che mi ha stretto a fare la progetto, è stato l'ordine del re che ha voluto che la corte stesse tutta sotto il suo occhio quando sono i cortici che baciano. La onde dicono male questi signori, cioè questi calunniatori. Di più, ho ridotto il tutto in buona simmetria di architettura e poco. Devo dire che Vanvitelli è estremamente ingeneroso con il modello di Abbeuer Mansart, perché l'impianto è quello della cappella, ma lo spazio, se voi avete a memoria la cappella di Versailles, il risultato, diciamo,
di questa tipologia in qualche modo uniforme e radicalmente diversa, perché la sontuosità degli ori, la dimensione di Mansart sono una cosa estranea al bambino. E lui si procura nel 1760 di avere un volume, ho procurato di avere un volume di Versailles, un libro di foto dove sono espresse le strutture che vedete in tutte le sue parti. Oh Dio, che Roma è questa, mi costa 23 ducati, tanto tanto, peraltro mi è dato a consolazione in Versailles non c'è niente e nel resto mi è poco. Il disegno del Bernini ha delle cose belle, ma vi sono delle altre non imitabili. Il tutto insieme è cosa degna del Bernini, perché l'autore francese ne faccia una critica massima per lodare la facciata del Louvre, del Monsieur Perrault. Dico questo a commento del suo diluvio che io, quindi lui si fa mandare da Don Urbano che sta a Roma i volumi che possono essere utili e si informano potendo correre in giro per l'Europa a fare delle visite per la sua cultura. Non dimentichiamo